Ancora una volta per il club sassaresi l'appuntamento con la vittoria è da rimandare. Sabato il Latedolce ha fermato la capolista insieme ai Formia per 2-2. Per la squadra di mister Udassi terzo pareggio in 4 gare. Al Basilio Cano di Senuri si vede la voglia di riscatto, infatti i biancocelesti partono benissimo. Al quinto il tiro cross di Piga, rientrato dal prestito, diventa insidioso per Capogna che non trattiene il bomber Gigi Scotto in sacca per l'1-0. La reazione dei laziali è immediata. Dopo pochi minuti l'arbitro Antonio Di Reda di Molfetta indica il calcio di rigore per un presunto fallo di mano. Gomez Walker sul dischetto è 1-1, poi ancora pressione avversaria che non ci sta e vuole il vantaggio e lo ottiene. Sempre lui l'attaccante Gomez Walker porta in vantaggio il Formia. Il Latedolce prova a reagire e al 39esimo sul corner di Scotto arriva il pareggio di testa di Niccolò Antonelli per il 2-2. Grandi occasioni anche nel secondo tempo per entrambe, ma il pareggio è il risultato giusto. Ieri al Vannisanna la Torres viene sconfitta dal Monterosi, terza sconfitta consecutiva e seconda tra le mura amiche. Il cambio modulo di mister Gardini non è bastato, la squadra sassarese inizia bene e dopo varie occasioni arriva però il vantaggio al 28esimo del Monterosi, errore difensivo e Sivilla non perdona, 1-0. Nel secondo tempo Torres aggressiva ma non basta per il gol, arriva un'altra sconfitta amara, 0 punti e ultimo posto in classifica per i rossoblù che si preparano per il doppio incontro settimanale mercoledì per il recupero con la Nocerina e sabato a Latina.